per agevolare l'accesso al treno, invitiamo viaggiatori a disporsi lungo il marciapiede in base alla posizione della carrozza indicata dai monitor, consentendo prima di salire la discesa dei viaggiatori in arrivo. Ovviamente no. I controlli ambientali sono severi qui in Italia, amico dell'amico, mo vediamo qua là. Se vuoi andare a andare su un sito e vedere Fonderia Pisani e andare a vedere i dati, bah, o in altre questioni. Quindi, per tornare al discorso della questione che mi dicevi prima, così chiudo complessivamente. Oggi noi come Verdi siamo qua perché riteniamo, io ho accolto l'invito che il rappresentante dei Verdi di Salerno, Flavio Boccia, mi ha fatto di venire, perché penso che là dove ci sono cittadini, movimenti che si battono per difendere l'ambiente, bisogna esserci, perché proprio in queste settimane c'è un'aggressione forte all'ambiente, cioè si vuole far passare che si può uscire dalla crisi economica del nostro paese aggredendo le risorse naturali, ed è inaccettabile quello che il governo attuale sta facendo, che dice che bisogna raddoppiare, triplicare la produzione di petrolio. Quello non è il futuro, quella è la preistoria, e con tutta una serie di conseguenze dal punto di vista ambientale e della salute. Perché secondo lei non si vedono fonti sostenibili? Perché ci sono i grandi interessi economici delle grandi società petrolifere che oggi condizionano fortemente la politica. Il petrolio, quindi gestire l'energia, significa anche controllo economico e politico. Le fonti rinnovabili sono fonti gratuite, il sole sta là, nessuno deve pagare, metti il tuo pannello, non devi rendere conto a nessuno. Però a miei occhi, sono una ragazza, diciamo, 25 anni, vedo che comunque dopo aver nascosto pure la questione della terra dei fuochi, facendo così non fanno altro che... Cioè, noi giovani apriamo gli occhi, abbiamo orecchie per sentire, sappiamo bene cosa sta succedendo e si macchiano solo... Si fanno vedere solo il peggio di loro. Sì, io sono parzialmente d'accordo con te, sai, scusa. Sono parzialmente d'accordo con te, perché io non penso che in Italia ci sia un'aumentata sensibilità ecologista in alcune parti della popolazione, perché se no non ci troveremmo in questa condizione. Deve essere quindi più forte anche la sensibilizzazione nella popolazione. Io penso che manchi io penso che manca etica della responsabilità, cioè la differenza tra il nord d'Europa e il sud d'Europa. Per quale motivo in Germania le regole sono rispettate, i parchi sono puliti, la mamma con il proprio figlio quando esce di casa va in un parco ed è pulito, è ben tenuto, perché c'è una visione della società che quando esci di casa, la tua casa non finisce quando varchi l'uscio della tua casa, la tua casa continua anche nella proiezione esterna, quando cammini sul marciapiede, nei giardini, nei parchi. Io sono stato a Madrid, sono tornato a Roma incazzato, perché Roma, perché dove vivo, perché a Madrid vedevo una città pulita, i giardini pulite, le mamme che portavano i propri figli anche nelle periferie madrilene. La Spagna è un paese che ha una crisi economica e sociale più forte di quella italiana, perché lì c'è una concezione del bene comune diversa da noi, secondo me anche a causa di una politica, di un governo che ha legalizzato l'illegalità. Cioè, io ti racconto un fatto che è veramente incredibile. Circa un paio d'anni fa io ho impiegato un'ora di discussione, ma guarda, un'ora, non sto scherzando, a spiegare a un parlamentare verde tedesco che cosa fosse il condono edilizio. Glielo traducevo, glielo parlavo in inglese, glielo spiegavo, ma talmente era inconcepibile dal punto di vista del processo logico, della mente, dello spirito, che non era comprensibile. Allora, bisogna cambiare il nostro paese. Penso che devo dire che oltre alla questione politica di un governo che sta facendo delle cose incredibili, cioè da questo punto di vista, cioè se pensiamo con questo decreto, dicevo prima, lo sblocca Italia, il petrolio,
fare inceneritori da tutte le parti, la deregulation di edilizia, privatizzare, vendere il demanio e cementificare il demanio dello Stato, sono cose che se l'avesse fatta Berlusconi, quel centrosinistra che oggi le fa, sarebbe sceso con i coltelli nei denti per dire oh, ma che cosa state facendo, e invece oggi le stanno facendo. Stanno rassegnando secondo lei? Si stanno adattando, si stanno rassegnando? Diciamo che il potere economico in questo momento, come sempre, è più forte, i grandi poteri economici in questo paese sono più forti della politica e dell'interesse pubblico. E questo è il vero dramma. Allora, quando noi riusciremo veramente a far prevalere l'interesse pubblico, avremo fatto una svolta culturale, ancora prima che politica, nel nostro paese. Però questo dipende dagli italiani, perché se poi gli italiani votano votano una certa misura e mettono all'angolo quelle realtà che poi vengono tacciate come integralisti, io per esempio mi dicono che io sono un integralista, ma io penso di essere la persona più moderata del mondo, io ho a cuore la vita, e quelli invece continuano a fare quello che fanno nel nostro paese. Allora, io in qualità di assessore sono qui a rappresentare la volontà dell'amministrazione di Baronissi verso, diciamo, questa manifestazione che noi interpretiamo come la volontà di dare un segnale tangibile e visibile per la tutela di tematiche che ci trovano pienamente concordi, che sono quella della tutela dell'ambiente, del mantenimento, diciamo, dei principi e dei valori della vita e della salubrità, insomma, della coesistenza civile. Per cui siamo ben lieti di portare la nostra testimonianza a questo corteo. È una manifestazione pacifica, è molto colorata, è che fa bene, diciamo, a movimenti di sensibilizzazione delle coscienze, che voglio dire devono sempre essere mosse verso tematiche che oggi come oggi sono sempre più attuali. Sì. Allora, si tratta della stazione elettrica nel comune di Montesano. Noi stiamo lottando perché quest'opera non venga realizzata, soprattutto perché si tratta di un'opera realizzata in pieno centro nel comune di Montesano. A Montesano Scala la distanza di quest'opera dalle abitazioni è veramente pochissima, e quindi ci saranno problemi per la salute dei ragazzi e soprattutto per le scuole elementari che si trovano nelle immediate vicinanze. Siamo venuti a Salerno per dare il nostro contributo insieme a tante altre forze che si stanno muovendo su questo campo affinché vi sia un maggiore rispetto dell'ambiente, ma soprattutto un maggiore rispetto per quanto riguarda la salute dei cittadini. Ma noi Verdi oggi siamo qua per sostenere questa mobilitazione, perché in Italia purtroppo è in corso una grande e grossa aggressione all'ambiente, a partire da alcuni provvedimenti, l'ultimo, il decreto sblocca Italia del governo, che vuole triplicare la produzione di petrolio e che vuole disseminare l'Italia di inceneritori, oppure fare una deregulation edilizia sulle cose del nostro paese. Invece lo sviluppo, il modello di sviluppo a cui dobbiamo andare incontro è un altro tipo, basato sulle rinnovabili e certamente avviando quella raccolta differenziata, quel ciclo dei rifiuti che in altri paesi d'Europa hanno portato molti molti posti di lavoro. Pensa dell'attuale politica del governo in relazione ai problemi ambientali? Ma noi siamo estremamente negativi, perché pensiamo che gli attuali provvedimenti del governo Renzi dal punto di vista ambientale siano assolutamente negativi. Pensare di triplicare la produzione di petrolio con le trivelle, andare a Favignana, nel mare, in Basilicata, aggredire i gioielli ambientali, provocare un danno ambientale, è un qualcosa che guarda al passato, irresponsabile, perché il futuro invece è nelle rinnovabili. Se pensiamo che la Germania al 2050 produrrà l'80% delle energia tedesca da energie rinnovabili, questo ci fa capire quando noi siamo legati al passato, e purtroppo ancora oggi questo dimostra come la politica italiana è condizionata dall'economia delle grandi lobby petrolifere, che invece dobbiamo liberarci, perché lo stiamo vedendo in queste settimane. Il petrolio porta instabilità, porta guerra e non porta la pace, e invece noi dobbiamo costruire un futuro diverso. Portare il petrolio non lontano da questi territori è un fatto assolutamente inaccettabile, come inaccettabile pensare che il problema dei rifiuti lo si risolve bruciando i rifiuti e immettendo in atmosfera diossine e questioni di questo genere. Sono qui come delegato del Vescovo, Monsignor Moretti,
a rappresentarlo perché lui è impegnato, ma il vescovo, ecco, è sensibilissimo a questi problemi e non lo testimonia solamente questo evento, ma tutte le volte che lui accoglie in episcopio persone che hanno problemi, manifestano le loro difficoltà e anche, diciamo, parlano di questi problemi relativi al creato. Ecco perché la mia presenza quale direttore della pastorale sociale del lavoro vuole essere un segno di vicinanza del nostro vescovo, ma di tutta la Chiesa salernitana. Siamo qui non per dichiararci contro qualcuno, ma per testimoniare a favore di qualcuno, e cioè prendere a cuore l'impegno di realizzare e costruire relazioni nuove con il creato e quindi cercare veramente di armonizzare la nostra bella terra e cercando di evitare che si infliggano delle ferite che poi possono essere irrecuperabili. In questo momento la Chiesa italiana è presente ad Aversa, nella Terra dei Fuochi, per la giornata nazionale della salvaguardia del creato. Il titolo è Educare alla custodia del creato per la salute dei nostri paesi e delle nostre città. Ecco, l'impegno della Chiesa, ma credo che dovrebbe essere di ogni cittadino, è quello di custodire il creato, prendersi a cuore di ciò che ci sta intorno. Logicamente non si può manifestare per delle situazioni reali di, in cui c'è aria poco pulita oppure deforestazioni anche nelle nostre zone, se poi non partiamo da un nuovo modello di vita a partire da noi stessi, con piccoli gesti, nuovi stili di vita, penso all'acqua che sprechiamo, alle luci sempre accese, tanti piccoli accorgimenti che potremmo cogliere per cambiare il mondo nel quale noi siamo. Ecco, allora, noi protestiamo giustamente per dei diritti che tante volte ci vengono negati, ma è anche vero che bisogna imparare a vivere in un modo nuovo, occhi, cuore, mentalità nuovi per vivere il creato in un modo relazionale, senza sfruttarlo, ma il creato potrebbe diventare il luogo di una nuova umanità, perché dal creato, dalla terra, veramente può nascere anche posti di lavoro, quindi c'è bisogno veramente di mettere insieme lavoro, terra, impegno di tutti a realizzare e armonizzare questa terra bella nella quale noi viviamo e che vogliamo diventi anche per le prossime generazioni un luogo vivibile. Festando insieme a tante associazioni, alle Mamme Vulcaniche, alla Terra dei Fuochi, a Stop Biocidio, al Peace Link di Taranto, tutte associazioni, associazioni provenienti da Trieste, insieme alla Murga, a tante compagnie di musica popolare, tanti artisti. La manifestazione ha l'obiettivo di portare aria nuova, di spazzare via la mala politica, quella politica complice e che in questi anni, in troppi decenni, è stata complice o assente, che non ha tutelato il diritto alla salute e al lavoro. Per troppi anni il lavoro è stato un diritto che ha barattato il diritto alla salute. Oggi non ci siamo più, basta, non vogliamo più che il diritto al lavoro possa essere barattato e possa capovolgere il diritto alla salute. A questo punto riteniamo che il diritto alla salute e al lavoro siano due diritti fondamentali che vanno insieme, non possono prevaricarsi. Per troppi anni imprenditori disonesti hanno devastato il territorio, come è successo da noi con diversi reati commessi da parte di, anche delle fonderie Pisano in questi anni, e come è successo all'Ilva, come è successo a Trieste. Vogliamo ritornare a che la politica porti al centro dell'agenda politica, porti finalmente il tema della devastazione ambientale. Ricordare che l'aria pulita è un diritto di tutti e soprattutto bisogna ricordarsi insieme ai più grandi e ai più giovani che una città deve essere tutelata da tutti, quindi a cominciare da noi cittadini che dobbiamo stare più attenti a segnalare denunce, quello che non va, appunto, a partire dall'inquinamento ambientale e atmosferico in particolare. La Valle Lirno è un territorio vastissimo che può sembrare piccolo, ma non lo è, perché ha tante sfaccettature, tante realtà anche associative che devono
svegliarsi di più, e oggi Aria Nuova punta a questo, fa svegliare le realtà, ad essere presenti e a dimostrare alla città di Salerno che tante persone hanno a cuore il territorio. Rete della Conoscenza, cioè. Sì. Matteo Zaccaria, Rete della Conoscenza, studenti. Sì, come diceva Gianluca, siamo qui in piazza per chiedere di respirare aria nuova, noi studenti soprattutto per chiedere, come tutti gli altri partecipanti a questa manifestazione, verità su quelli che sono i lati nascosti rispetto alle attività che agiscono sul nostro territorio e rispetto a quello che è l'inquinamento atmosferico nella nostra regione e nella nostra provincia e nella nostra città di Salerno. Come studenti chiediamo di poter studiare quelli che sono gli elementi e di apprendere quelli che sono gli elementi che ci serviranno un giorno per evitare che si espanda l'inquinamento atmosferico nella nostra città e nelle nostre zone, per fare in modo per tutelare il lavoro, e chiediamo appunto che università e scuole siano un punto di riferimento nella difesa del territorio, nella difesa delle nostre acque, nella difesa dell'aria che respiriamo, soprattutto per le nuove generazioni, per noi, ma soprattutto per chi verrà dopo di noi. Allarghiamo l'invito a partecipare sempre di più, a monitorare, a fare in modo che ci sia sempre la trasparenza massima in tutto quello che si fa quando si parla di ambiente e quando si parla della nostra salute, del nostro lavoro e del nostro territorio. Vogliamo respirare aria nuova e chiediamo di stoppare una volta e per tutte questo biocidio. No, lo disse io, no. Eh sì, perché se sta bene alla fine non sta niente, perché ti impigri.
Allora, un attimo di attenzione, cortesemente. Il delegato dell'arcivescovo Moretti e della, che rappresenta l'ufficio, il direttore dell'ufficio politiche sociali e del lavoro che sta parlando del Senato. Perché la Chiesa, ecco, da sempre, potremmo dire, si manifesta in modo bello, gioioso, pacifico, rivendicando dei diritti giusti, come l'aria pulita, il diritto alla salute, però direi anche il diritto a un... Perché il creato è un giardino che Dio ha donato a tutti, e questo giardino ha bisogno delle nostre cure e delle nostre attenzioni. Troppe ferite sono state inferte al nostro territorio.